Al Salone del Libro siamo in compagnia con Stefano Passaggio, giornalista, diacono, e con Claudio Malfatti, che è presidente dell'Associazione Centro Maria Orsola di Vallo Torinese, a parlare di questo libro che hanno curato insieme, Camminare insieme tra storia e profezia, attualità della lettera pastorale del Cardinale Michele Pellegrino. Questo libro nasce anche in occasione di un anniversario, ma chiediamo a Claudio Malfatti appunto come è nata l'idea di pubblicare un libro sulla lettera pastorale di un cardinale ancora molto amato, ancora molto ricordato, ma che ormai è mancato diversi anni fa. Sì, l'idea è venuta a seguito di un convegno che c'è già stato l'anno precedente, promosso qui proprio dalla Facoltà Teologica Torinese, mi pare anche dalla Fondazione Pellegrino, proprio anche sull'anniversario, questo 50° della Camminare Insieme, la lettera pastorale del Cardinale. Allora noi come associazione abbiamo pensato, in quanto abbiamo sede a Vallo, e Vallo Torinese è stata la sede dove il Cardinale ha deciso di risiedere quando aveva dato le dimissioni dalla diocesi, e tra l'altro con un pensiero molto caro che noi abbiamo fatto sentire anche in forma registrata proprio dalla sua viva voce, dove lui spiega i motivi per cui è venuto a Vallo Torinese, dove dice di aver, è un posto dove aveva capito di trovarsi molto bene, perché la gente era buona, eccetera eccetera. È soprattutto un'esperienza di comunità, una comunità che nasce nell'ambito anche del movimento dei focolari, che quindi ha portato un beneficio e anche una vivacità all'interno della comunità parrocchiale. Quindi lui scelse di venire lì. Allora ci sembrava doveroso ovviamente fare anche noi una qualche cosa anche da noi, e allora abbiamo promosso questo diciamo piccolo convegno di una giornata intera che abbiamo svolto il 6 novembre del 2022, l'anno dopo, anche se poi di fatto è l'anno vero del 50°, perché appunto è stata poi pubblicata di fatto nel 72 la lettera. Questo. E la lettera Camminare Insieme ebbe all'epoca una risonanza non solo nazionale, addirittura internazionale, perché i contenuti che proponeva erano pienamente in sintonia con il rinnovamento della Chiesa conciliare, ed erano però per certi versi anche in qualche modo dirompenti, o non di meno altrettanto significativa probabilmente era la modalità attraverso cui il documento nacque. Stefano Passaggio, in un capitolo di questo libro, ricostruisce proprio questa vicenda. Grazie, sì, siamo agli inizi siamo alla fine del Concilio Vaticano II. Pellegrino è un vescovo conciliare, sia come vescovo ma anche come perito prima di diventare vescovo, e recepisce il metodo conciliare e quindi inaugura anche il primo Concilio diocesano, pastorale diocesano della diocesi di Torino, un fermento, una vitalità, un confronto, associazioni, laici, sacerdoti, discussioni anche molto forti, e in questo momento che oggi chiameremo sinodale, perché adesso camminare insieme in greco è sinodo. Allora in 107 gruppi, migliaia di schede battute a macchina che ancora sono conservate nell'archivio arcivescovile, confronti, documenti, discussioni, e poi il vescovo alla fine dice: io ho recepito e come vescovo faccio la mia sintesi. Ma questo percorso, che adesso è abbastanza abituale, anche Papa Francesco col sinodo ci ha abituato a questo metodo di confronto, all'epoca era impensabile, ed è una traccia di lavoro che rimane alla storia, e poi anche per la vitalità dell'epoca. Sono due cose che si incontrano: il vescovo conciliare e la vitalità del concilio nella Chiesa, e nasce il documento La Camminare Insieme. Un documento che ha segnato il cammino della Chiesa torinese, ovviamente, ma anche il cammino personale e di piccole comunità che attorno a questa lettera hanno trovato, diciamo, la loro linfa vitale. Infatti una parte del convegno che viene restituito in questo volume era dedicata a una tavola rotonda di testimonianze. Avete faticato a trovare i testimoni? Ecco, proprio perché non voleva essere un convegno prettamente evocativo, neanche commemorativo. Cioè, lo scopo di questo convegno era proprio far capire l'attualità di questa lettera pastorale, ma soprattutto l'attualità oggi e anche nella vita concreta di ogni giorno. Per cui anche nell'esperienza parrocchiale, in questo caso proprio nostra di Vallo Torinese, abbiamo tirato fuori alcune esperienze riguardanti i punti forza di questa lettera pastorale, appunto la povertà, la libertà e la fratellanza, no? La fraternità.
E proprio su questi tre punti si sono incentrate le tre esperienze che abbiamo presentato nel libro, che sono molto interessanti perché sono esperienze semplici di vita comune che tutti noi facciamo ogni giorno, ma vissute in questa dinamica. Stefano Passaggio, avete scelto di pubblicare in appendice al libro il testo integrale della lettera Camminare Insieme. Credo non sia soltanto una scelta documentaria. No, assolutamente. Da una parte c'è stata la richiesta perché è tempo che non era più stata pubblicata, quindi non si trovava più il testo. Sì, si trova su internet, ma il cartaceo non c'era. E poi era importante che chi magari non aveva ancora sentito questo, non aveva ancora letta e magari invogliata dai contenuti del convegno, potesse leggere e andare a ripescare le citazioni che abbiamo fatto nel corso delle relazioni e confrontarle direttamente con il pensiero di padre Pellegrino. E mi pare che sia stata molto apprezzata questa scelta, anzi qualcheduno mi ha detto non ci ho pensato io, l'avrei rifatto, quindi è stata un'idea che ha avuto successo. La parte documentaria è anche interessante per la riproduzione che avete deciso di inserire all'interno del volume di alcune lettere destinate al cardinale da parte di Paolo VI, da parte di Giovanni Paolo II, che era cardinale all'epoca prima di divenire Papa, quindi arcivescovo di Cracovia. Ecco, il segno che Pellegrino in vita era al centro di una rete di relazioni intraecclesiali di particolare significato. Assolutamente sì. Tra l'altro, anche se la lettera del cardinale Voltivo era stata già citata da Bartolomeo Griglio in un suo scritto, è la prima volta che viene pubblicata, come invece è un inedito la risposta di Pellegrino a Paolo VI, perché conosciuta la lettera di approvazione di Paolo VI per la Camminare Insieme, ma la risposta di Pellegrino, salvo errori, non è mai stata pubblicata, quindi è un inedito che abbiamo potuto trovare nella biblioteca del seminario di Torino. È impressionante, nell'archivio arcivescovile di Torino, nel fondo Pellegrino, le reazioni che ci sono state da tutto il mondo sulla Camminare Insieme. L'arcivescovo di Boston, Igino Giordani, padre Sorge, decine e decine di persone da tutto il mondo, da tutta Europa, che scrivono, commentano e ringraziano padre Pellegrino. Quindi era una personalità assolutamente nota, molto nota. E le reazioni, ci sono anche lettere di critica, alcune c'è anche la risposta, sempre molto benevola, con la benedizione, ma sì, era al centro di relazioni, anche per la sua carriera universitaria e tutto, sì, era veramente un uomo molto conosciuto, molto noto, molto apprezzato. Questo racconto da parte di Stefano Passaggio sull'epoca e il modo con cui si comunicava all'epoca, come dire, da un lato fa sentire un po' di nostalgia, dall'altro lato mette un po' di curiosità perché si dice chissà cosa faranno gli storici tra 50 anni nello scavare tra le email che si scambiano i cardinali di oggi, eccetera. Ringraziamo allora Stefano Passaggio e Claudio Malfatti di questa chiacchierata su un libro che di per sé è di agile lettura perché sono un centinaio di pagine, ma sono pagine di grande profondità e estremo interesse, non soltanto perché si occupa di storia della Chiesa, ma anche per chi cammina nella Chiesa oggi e cerca di comprendere di che cosa ha fatto la sostanza del metodo sinodale. Da questo percorso possiamo trarre un insegnamento. Grazie. 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 Grazie.